Buongiorno viaggiatori, siamo di partenza. Adesso strada facendo vi illustriamo un pochettino il percorso, tanto era un piccolo check-in. Primo viaggio, prima uscita, primi noi, si parte, destinazione ve la dico fra un po', eh? Ok? A fra poco, ciao! Viaggiatori, procediamo, eh? Ilenia, Giuseppina, io, Andrea. Vi porto con me, stamattina. Se mi seguite, dobbiamo andare a incontrare, poi una sorpresa, poi vi racconto, non lo voglio spoilerare niente, eh? È una sorpresa. Dobbiamo incontrare con due persone. Poi, se mi seguite, io vedo. È compromesso. Mo stiamo fermi al casello, faccio vedere. Vedete? Aspettiamo. Ah, noi non abbiamo fretta, eh. Ci vediamo tra poco. Ci prendiamo a fare un paio di compere che ci servono per camper per sto weekend. E poi va giorno strada facendo. Come diceva il grande Claudio Baglioni. Treno! Treno! Ci siamo! Forza viaggiatori, andiamo! Le sedolette quelle da pescatore, per capirci, che occupano poco spazio e c'hanno praticamente quei piedi che si girano, no? Con la stoppa. Il problema è uno solo, che da Mauris, vicino dove abito, stavano 4,90, no? 4,90. E poi abbiamo detto, vabbè, tanto poi le prendiamo, strada facendo. E qui invece 9,90 è le stesse. Insomma, non vedo perché. Tecnicamente dobbiamo andare a dar doppio, ce ne abbiamo due, lo stesso prezzo. Quindi proseguiamo la strada e vediamo un po' qualche altro magazzino, qualche risparmio casa, qualcosa del genere, perché sennò ci tocca mangiare a piedi, perché stiamo senza sedie. lo so, la fretta di partire, le girate, provà. Ma le troviamo, Sì, voglia. Prima o poi le troviamo. Poi questo diciamo che è la prima uscita, come vi dicevo negli altri video, dopo averlo sistemato un pochettino, è la prima uscita per provarlo, per vedere un attimino come va. E va bene, eh? Da adesso tutto bene, a parte che come dicevo è un po' lentino, però vabbè, mica dobbiamo andare a fare le corse. Se dobbiamo fare le corse abbiamo un altro mezzo, no? Vabbè, proseguiamo. Poi se trovo qualcosa ve lo dico, lo faccio sapere. Voi direte, ma che mi importa a me? Allora, vabbè, io ve lo dico. Se mai c'è qualcuno che è interessato, vedo cosa abbiamo trovato e vi faccio pure vedere come sono fatte. Magari può tornare utile a qualcuno. Ok? A dopo viaggiatori!
Però lo di una cosa, sono a fare gasolio. Che c'è di più bello per vedere che 50 euro dentro il serbatoio c'entrano? Non vi dico che bellezza, ma non c'entrano perché già c'avevo l'altro dentro, ovviamente, perché il serbatoio di questo, il serbatoio di Freedom è per garazzone. Però siccome ce l'avevo messo quando l'ho preso, allora dico vabbè, fammici mettere 50 euro. Oh, quasi quasi c'entravano, anzi mi sono avanzati quanto? 10 centesimi? Sono avanzato? 37, dice mia moglie, ma a bassa voce, piano piano, con filo di voce, tante volte pensa che non la sentite, dopo amplifico. Comunque 0,37 centesimi mi sono avanzati. E il gasolio stava? 1,9,75 mi pare. 1,799. Si è abbassato, vediamo un po' per quanto. A dopo! Regge, noi stiamo facendo gli scongiuri, non piove, pare che ci stia ascoltando. Siamo dalle parti di Bonzano Soratti, bei posti, bellissimi. Niente, proseguiamo, a dopo, ciao. Lenia, viaggiatori! Che fa mia figlia? Guardate un po'. Si è messa a giocare a Monopoli. Anzi, veramente sta a mettere apposta il Monopoli, che si è stufata già. Comunque, tanto per diario di bordo, ci siamo fermati. Pewex. Abbiamo fatto un po' di spesa per tra oggi e domani, insomma qualcosa ci serve. Ho preso una colomba, del tè. Tè particolare, questo c'ha infusione. Con le pasta, pane,
zolfe, panare, ci facciamo una piccola macedonia, insalata. Ci hanno pure mezzi regalati, quasi 3 coppie di asciugamani che andranno qua dentro Freedom, un po' di cosette, una piadina, magari stasera o domani ci facciamo una piadina ripiena, questa che non manca mai, perché dentro i cornetti io ho un paio d'amici che mi hanno dato là proprio per fare il cornettino scaldato. Non può mancare. No, vero Ilenia? No. Non può mancare. No, non può mancare. E un paio di questi che stavano in offerta. Abbiamo presi, visto che procediamo quasi all'arrivo di Pasqua. Ora ci mangiamo qualcosa. Papà. E ripartiamo. La Nutella è vita. Che cos'è la Nutella? È vita. È vita? È vita. Tu lo sai qualcosa, vero? No. Come no? No. Come no? No. No, dice no. No. Abbiamo fatto la spesa, come ho fatto vedere prima. Diciamo che è una spesa un po' più grande del solito, perché calcolate che il camper era vuoto, dentro non c'era niente, quindi sono un po' di barattoli, un po' di cose, non è che li compri sempre. È qualcosa che ti serve che sta là, quindi abbiamo fatto un po' una spesa un po' più importante, diciamo. Quindi salsette, cose che vi ho fatto vedere, e siamo adesso esattamente a Fiano Romano. Siamo qua perché domattina andiamo a prendere i nostri nipotini, e ci li portiamo in camper a fare una passeggiata, poi dopo vi faccio vedere, ovviamente vi illustro dove andiamo e chi andremo ad incontrare, che sono due persone simpatiche, ci si sta bene insieme. Quindi questo poi ve lo documento strada facendo. Adesso eravamo al Pewex a Fiano Romano, abbiamo fatto un po' di spesa come avete visto. Riprendiamo un piccolo tragitto per spostarci un attimino, perché è ora di pranzo, abbiamo una fame che non ci vediamo più. E quindi da qua stiamo inclinati, non so se si capisce, siamo parcheggiati così praticamente, è impossibile gestirla. Quindi ci spostiamo, ci andiamo a trovare un pezzettino un po' più idoneo, facciamo un pranzo, poi arriviamo alla sera e ceniamo, e domani mattina andiamo a prendere i nipotini e ci sentiamo dopo, ok? Ma lei avete vista? Oh, se non sta qui non si tiene, eh? Yves, si chiama Yves, l'ho presentata pure nell'altro video, quel giorno che abbiamo preso Freedom, e lei deve stare qui, c'ha la sua cinta, mia moglie poi gli mette la cintura di sicurezza e sta qua, nostra compagna di viaggio, eh? Guarda un po' lì in camera che lecchi, non lecca, sarà fame pure lei. Proseguimo, ci vediamo dopo, ciao! Area di servizio Ferronia, stiamo facendo carico scarico acque nere, l'abbiamo fatto, come al solito non funziona, e quindi stiamo sciacquando noi con l'acqua perché è tutto rotto come al solito. Vabbè, questo era tanto per dire che purtroppo uno si mette a cercare, fa i chilometri, calcolate che per venire a scaricare ho dovuto riprendere la bretella Roma-Firenze da Fiano Romano, ho dovuto fare tutto un giro, circa 20 km, 25 km per venire a scaricare. Purtroppo non funziona, quindi adesso con l'acqua qui gentilmente concessa, meno male che c'è, poi abbiamo il mega annaffiatore e mia moglie sta ripulendo, perché non si lascia mai sozzo, ricordatevelo, sempre pulire, come dice cosa, sempre pulire. E beh, è una questione di civiltà. Peccato, perché sono strumenti che servono e che potrebbero essere mantenuti efficienti. Vabbè, detto questo, un saluto da Ilenia per adesso e da Iv. Che c'è? Ci siamo fermati per la pausa pranzo, che sarebbero però, non ve lo dico, tanto così, 15:50, vediamo un po'. 15:50, beh, ma noi solitamente a quest'ora pranziamo. Aspettate che giro. Buon appetito Ilenia! Grazie! Buon appetito viaggiatori! Noi ci siamo attrezzati qui, mozzarellina, insalatina, olivettina, teino, panino e giusterozzo. Giusterozzo in padella, ci facciamo un panino, ci facciamo una senape con giustel, vero Alessà? Si sente il profumo? Tantissimo. Voi non potete sentirlo, ma qua si sente.
Comunque, area di servizio Ferronia, in attesa di pranzare. Ciao Ile! Ciao! E ci vediamo tra poco. E vai, caffettino viaggiatori, lo prendete con me? Accendete il fuoco, fate il caffè, mettete la capsula, accendete quello turco, basta che sia un caffè. Un buon caffè a tutti voi. Viaggiatori, se siamo abbioccati, hai mangiato troppo. 5 minuti giorno, sennò vedi che abbiocco. In attesa che esca il caffè, che non sa che ci siamo. Aspetta, guarda, Un caffè! Sta scendendo un caffè! Dove stanno i bicchieri? Stanno là i bicchieri. Vediamo un po' sul caffè. Caffettino, caffettino, zuccherata alla vecchia maniera, in da caffettiera. 2, 3, 4, 5, 6 e basta, va, sennò c'è via il diabete. Iv, giriamo. Mucinata propiziatoria, come dice un certo tizio, si è scottata. Non strilla perché c'è il video in atto, no? Sennò già ha sentito gli strilli, tutti San Gervasio e tutto, amici suoi. Eccoci, vabbè, ma lo verseremo prima o poi, Ci siamo quasi. Non è che si è bruciato il tavolino? Domanda mia. Din 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 din. Ecco che mescia. Oh, caffè! 1, 2, 3. Ma qual è il caffè? Tu sei piccola, non puoi bere il caffè. Io bevo il caffè. Buon caffè a tutti, viaggiatori, amici miei. A frappè. Eccolo qua. Cin cin. Cin cin. Ma volete vedere che va a finire che piove? Mannaggia la miseriaccia! Io ho come sti impressione che il tempo non prometta bene. Voi che dite? Pensavo che erano occhiali da sole, invece mi sono levati e peggio che mai. Piaccia qua. Eppure siamo partiti da Roma che c'era il sole, e come? Vabbè. E perché poi fate il bello del treno autogrill? Ti fai la passeggiata? Madonna, sembra di stare sulla neve. Freedom! Il nostro freedom! Viaggiatori, a me mi sa tanto che qui è qui che piove. Guardate un po', che dite voi?
È tutto nuvoloso, eh? Sì, so, vediamo un po'. Sono le 5. Sono le 5. Mi pare che è tutto nuvoloso. Io. Boh. Vediamo un po' come si svolge la giornata. Però, tempo. Nero. Vede? Tempo nero, 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 nero. Non lo so. Che possiamo fare? Ci accontentiamo. Forza. Lo so, viaggiatori, amici miei. Andiamo un po' a vedere che c'è qua. Liv l'abbiamo già portata a spasso. Ha fatto quello che doveva fare. E nonostante, ho detto, siamo, vedete, in un autogrill, che questo è un autogrill, qui c'è una chiesa, sembra quanto abbandonata, adesso la faccio vedere, ruoto la telecamera e vi faccio vedere. Standard italiana sull'autostrada del sole alle porte di Roma, inaugurata mentre sta per chiudersi il concilio ecumenico Vaticano II il 5 dicembre, poi c'è la data dei romani, la leggete voi, regnando il pontefice Paolo IV, Paolo VI, si sosti in pace a pregare e a meditare e ascoltare la parola che già risuonò su un'antica via consolare Novalis. E a rispondersi quel poeta dell'annuncio fatto a Maria, che cosa mi vale le strade se in fondo non trovo una chiesa. Capito, sì? Voi direte, che c'entra una cosa così qua? Ciao Ilenia! Ciao! Hai fatto la passeggiata? C'è pure Iva qui! La vedo! Iv! Hai fatto la passeggiata? Oh! Hai fatto la passeggiata? Saluta! Saluta i nostri amici viaggiatori! Aspetta! Ho un modo per farvi salutare! Aspetta! Quale sarebbe? Ciao! La zampetta! Ciao! 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 Ciao a tutti! Andiamo, va! Che fra poco viene a piovere, lo dico io! Ci spostiamo, troviamo un prato, troviamo un boschetto, troviamo qualcosa, andiamo via da qua perché questo mette tristezza. Sembra. Non si può stare qui dentro l'autogrill, su. Abbiamo pranzato e adesso ci spostiamo. Ci spostiamo e ci vediamo tra poco. Ok viaggiatori, a tra poco, ciao ciao. Dove siamo? Dove siamo? A Milano? Uè! Che figo! Ma è bello, eh? Ma è bello, che negozio c'è di gente, che bello! Ma guarda, sembra davvero Milano qua! Che è Monte Napoleone! Guarda che belli gli negozi accesi! Si può sentire! Pensavo, chissà che bello, chissà che c'è stato! Ma io paesaggio, che chiesa, che rocca! La chiesetta, la chiesetta! I negozi accesi! I negozi accesi, la tiglie! La Brunetti, ma che dici? Ma se buche, oh!
prendo il telefono magari. Esci dalla rotonda e prendi via Tiberina. Esci dalla rotonda. Trassi certamente alla tua e prendi la seconda uscita e rimani su via Tiberina. L'ultimo se scioglie il telefono. Per calore. Buonasera. Eccoci. Stiamo fermi a Risparmio Casa, lì. Adesso vi faccio vedere. Praticamente lì. È un po' sfocato. E siamo andati, anzi ciao. Stiamo andando. Ciao. Stiamo andando a vedere se troviamo queste famose e tanto ricercate sediolette. Ma perché si gira? Sediolette perché non le abbiamo trovate fino adesso. Vediamo se lì ce l'hanno. E ci servono. E anche molto. Speriamo, perché sennò non ci possiamo mettere seduti a mangiare. Ciao viaggiatori. Yeah. A dopo. Ciao. Buonasera viaggiatori, siamo sempre qua, sempre fermi al centro commerciale. Sembrerebbe che abbiamo trovato le fatidiche poltroncine, forse pure meglio di quelle che cercavamo, ad un prezzo credo buono, idoneo. Vediamo un attimino in che condizioni sono, cioè se sono belle resistenti, tanta roba. Sono più comode di quelle di prima, che diciamo che avevamo pensato di prendere. E vediamo un attimino di che si tratta. No, vabbè. Il gippone che si è messo in moto da solo. Questo? Ma c'è stare via? Certo. No, vabbè. No, mia moglie mi diceva che ha visto quel gippone là, che vedete voi, che praticamente col telecomando gli si è messo in moto da solo e gli si è acceso pure il motore. Cioè, guardate che macchina, va. Guardate che jeep. La macchinetta. Spettacolare, eh? Allora, ci vedete una di queste fortunate che hai trovato? Andateci un po' a vedere. Qui le abbiamo menzionate per tanto tempo. Finalmente ho detto che forse abbiamo trovato qualcosa di meglio. Perché ti sporco per terra. Vediamo un po' qua. Il moglie sembra quella con ombrelli che si vede a Piazza di Spagna. Vuoi comprare? Dammi 5 euro, 5 euro, 7 euro. Fa il prezzo tu. Là. Vediamo un po', vediamo un po'. Certo, raccogliamo un'altra. Eccola! Tiè, guarda che robetta, tiè! Prova un po'. Mi sa che ne è aperta bene però, eh! Un po' sì. Ecco, adesso sì. Oh, ho paura! Eh? Che robetta! Come va? Bene. Comoda? Sì. Ti lasciamo qui stasera? No! Ti lasciamo qui? Eccola qui la poltrona. Aspetta, Ile. Facciamola vedere. Vedete? Camouflage. Da bosco proprio. Eh? Sì. Guarda che robetta. Quanto l'hai pagata, mo? 7,90. 7,90. 7,90. Hai capito, sì? E passa la paura. Che poltroncine, che poltroncine. Domani le proviamo col giorno, le faccio vedere come stanno anche rispetto al tavolino magari, e vediamo di che si tratta, ma sembra che promettano bene. Poi ho detto, il tessuto è carino, è un tessuto, sembra militare, tipo un camouflage, bello, un bel tessuto. Adesso andiamo a cercare un posticino per la notte, che sia tranquillo. Ci parcheggiamo lì, ci facciamo una piadina, dopo vi faccio vedere. Facciamo una piadina con credo mozzarella e pomodoro, dovrebbe essere, insomma, in base a quello che abbiamo preso ci dovremmo mettere quello dentro. Ok, ci vediamo fra un po'. Ok, ciao viaggiatori, a dopo. Finalmente abbiamo trovato un posticino per passare la notte e per mangiare. Non è niente di che, è un parcheggio a Fiano Romano, visto che domani mattina
verso le 9 dovremmo prendere i nipotini. Allora ci siamo fermati qui, che non è lontano da dove abitano. E la cosa bella e positiva è che siamo in piano, abbiamo un bel parcheggio e la luce. Bene, ci sta. Abbiamo una buona illuminazione, è praticamente dentro il paese, dentro la città, insomma il paese, quello che sia. Sembra abbastanza tranquillo. E niente, adesso ci mangiamo, ceniamo, poi ci andiamo a dormire e domani mattina andiamo a prendere i ragazzi. Ecco, siamo così, siamo messi così. Io non so, vedi, sono andato un po' indietro, così praticamente rimango dentro la linea. L'unica pecca, c'è un cagnolino lì giù che non smette un attimo da abbaiare, ma poco ci importa. Eccoci qua. Ok, viaggiatori, noi andiamo ai fornelli, faccio un piccolo video tra un po' delle piadine, così vi faccio vedere come sono venute fuori, e ci vediamo domani. A dopo per la piadina. Ecco, c'è pure il treno, guardate, però è silenziosissimo. Bel posto. Ok, tanta roba. A dopo, viaggiatori. Stasera questa è la piada. Pomodoro. Poi che c'è dentro? Crescenza. Non parla, ho i gesti, non capisco i gesti. Crescenza. Mozzarella. PC. Proviamo qui a collegarci a SkyGo, ma non è aria. Questa è l'aria giusta, è quella che mo se mangiamo sta piadina e se andiamo a dormire. Sicuramente quella. Un saluto, una buonanotte, ci vediamo domattina per il continuo del percorso. Ciao viaggiatori, ciao ciao!